per un nuovo appuntamento di Viaggio in Molise. Oggi mi trovo a Frosolone per la consueta fiaccolata della vigilia di Natale, che dal paese porta i frosolonesi, giovani, vecchi, bambini, anziani, su al Monte Gonfalone. Venite con noi, rimanete in nostra compagnia per calarvi nella magica atmosfera natalizia. Anche quest'anno la tradizionale fiaccolata di Frosolone. Sì, è una bella sfacchinata, altro che fiaccolata. Ogni anno partecipa? Sì, sono 5-6 anni che partecipo. E ogni anno? E ogni anno una bella rinfrescata, una bella sudata e una bella rinfrescata. Dunque, la fiaccolata insieme a un amico a quattro zampe. Sì, mi aiuta molto nella salita, perché l'età è quella che è, insomma. E soprattutto anche l'animale da trasporto, l'ingegno pensato e alquanto funzionale. No, gli piace proprio la salita della fiaccolata, anche se per lei è la prima volta. Ebbene, allora oggi un battesimo in famiglia. Sì, sicuramente. Come ogni anno la consueta fiaccolata di Frosolone. Sì, come ogni anno ci ritroviamo sempre per l'immancabile appuntamento di questa manifestazione, che è una delle più importanti che caratterizza il nostro paese, insieme ad un'altra manifestazione che però facciamo nel periodo estivo, nel mese di luglio, la seconda domenica di luglio. Facciamo sempre una camminata su al Gonfalone, ma è immancabile anche questa sotto Natale, per vivere anche l'atmosfera natalizia in compagnia e per, insomma, passare un po' di tempo in allegria tutti insieme. Da quanti anni è che partecipi? È il primo anno per me. Vabbè, quindi prime impressioni a caldo? Faticosa. E da quante edizioni invece la fiaccolata a vita? Questa mi sembra che dovrebbe essere la 27esima edizione di questa fiaccolata. In un momento di pausa, il giusto ristoro. Ci vuole proprio un ristoro, perché adesso inizia la salita. E dunque, per essere più forti bisogna fare un po' il pieno di energie. Decisamente sì, bisogna prendere un po' di whisky, perché è quello che occorre. La salita è lunga, difficile, ardua e fa freddo, e dunque il meritato ristoro. Per forza, assolutamente. Cosa bevete? Vino. Bene, così corroborante, vi dà energia. Poi fino alla fine si vede. E lungo la strada per andare al Gonfalone ho incontrato tre amici che si chiamano? Pasquale, Ciro, Giuseppe. Da quanti anni fate la fiaccolata al Gonfalone? Da due anni che vado da Frosolone fino al Gonfalone e poi per riscendere con le fiaccole. E ti piace come manifestazione? Sì, molto, è molto bello. E cosa hai mangiato e bevuto durante il tragitto? Un po' di vino. Ah, giusto per essere un po' più forti e per proseguire più velocemente. Sì. E tu? Vino pure. Thank you.
Ed eccoci giunti finalmente sul monte Gonfalone di Frosolone. Dopo un percorso difficile ed arduo siamo arrivati. Qui è tutto pronto, la festa sta per iniziare. Amici di Viaggi Mallise, rimanete con noi in nostra compagnia per calarvi in questa atmosfera natalizia.